Oggi ti insegno a fare la tecnica della mezzaluna. Ok, prima cosa che dobbiamo fare è andare a fare il punto luce chiaro, quindi su di lei andrò a utilizzare questa tonalità. E dove si mette il chiaro? Dividiamo l'occhio in tre, quindi 1, 2 e 3, andiamo a posizionarlo nella prima parte. Adesso cosa facciamo? Prendiamo un colore di transizione. Che cos'è il colore di transizione? È la via di mezzo tra un colore chiaro che abbiamo scelto inizialmente e un colore scuro che andremo a mettere dopo, quindi è il colore che sta in mezzo. Dove lo dobbiamo mettere? Lo mettiamo, dividendo sempre l'occhio in tre, nella prima parte, quindi andiamo a fare una sorta di triangolino nella parte finale dell'occhio. Una volta che abbiamo il pennello scarico di colore, andiamo a collegare la palpebra fissa con la palpebra mobile. Quindi con il pennellino andrei proprio a lavorare in questa zona. Quindi sfumi il colore in avanti. Stessa cosa la ripetiamo da questa parte. E sempre con il pennello scarico, guardandoti bene frontale, quindi una volta che hai lo specchio davanti, non tenere il viso, il mento in giù, non tenere il mento in su, proprio parallela allo specchio, ti guardi in avanti, apri gli occhi, Ludo, e vai a fare questo, quindi trascini un po' di colore sulla palpebra fissa. E in questo modo stiamo iniziando ad allungare l'occhio verso l'esterno. Con questa tecnica tu puoi andare a fare sia un trucco giorno che un trucco sera. Qual è la differenza? Cosa cambia? In realtà è semplicemente l'intensità, quindi gli scuri. Quindi se vogliamo andare a fare un trucco sera è molto semplice, andiamo semplicemente ad intensificare il triangolino, quindi la parte finale, quindi l'occhio risulterà oltre che più marcato anche più allungato e aperto verso l'esterno. Adesso glielo andrò a marcare un pelino un po' di più e, visto che abbiamo già fatto l'analisi di armocromia ed è una primavera warm, andiamo a scaldarlo un pochino, quindi ti metterò all'interno un po' di bronzo. Semplicemente mettendolo nell'angolino esterno. Ok, poi prendi un pennello da sfumatura e vai a sfumare bene la parte dove abbiamo prima messo gli ombretti, in modo tale da fare una bella sfumatura omogenea. Adesso le faccio una piccola bordatura. Su di lei facciamo un tre quarti, quindi non andrò a metterla su tutto l'occhio, ma mi fermo qui. E poi la sfumiamo. E aumentiamo un po' i chiari, quindi metto un po' più di chiaro sotto l'arcata sopraccigliare. Ok, andiamo a mettere il blush, blush pesca. Teniamo il sorriso che ci serve per fare il pomellino buona salute. E andiamo a sfumare verso l'esterno. Andiamo a riempire un po' le sopracciglia e più che altro andiamo a scaldare un po' il colore. Mettiamo un rossettino, leggero leggero.